Oggi è domenica 27, io sono qua con la mia tisanina, ai mirtilli come al solito, e questi erano dei biscotti che avevo fatto a Natale, con una ricetta semplicissima per i biscotti presa da Elefante Veg su internet. Però ho deciso che oggi mi mangerò questi, che vabbè in realtà ci hanno regalato, sapete i pacconi con dentro cioccolato, biscotti, olio, sugo, eccetera, 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 quindi mi mangio un bacio, va. Ragazzi, eccomi qua. Allora, stamattina io e la mia bella tisanina ci mettiamo a preparare un po' di cose. Perché alla fine questo weekend non sono, cioè questo weekend, questo Natale qua non sono riuscita a fare una mazza e ho deciso che comunque devo portare un po' di roba su. Mamma mia, non so neanche come farò. Guardate che sono screpolatissima e devo mettere un po' di crema qua. Dopo mi metto questa qui. E quindi ho deciso che svuoto armadio per armadio, cercherò di mettere il minimo indispensabile perché non è che posso portarmi da casa ovviamente, quindi vediamo come siamo messi, come devo fare. Ragazzuoli, facevo la figa. Ah, sì, metto tutto in due valigie. Allora, qua dietro di me, scusatemi gli stendini, ma è sempre roba mia. Qua dietro di me sono i vestiti e credetemi che ho ridotto un botto di cose. Qua sotto queste due cose, in uno là dentro ci sono tipo alcune robe di tecnologia, trucchi, gioielli. Qua c'è tutta la roba di lavoro, ciabatte, tipo quadernini, tutte le robe che poi mi metto dentro le tasche, queste due borse. Qua dentro c'è una borsa, qui ci sono, cioè ho riempito insomma perché sennò si schiacciava tutta. Qua ci sono, vedete, i quadernini dei miei tirocini che utilizzerò anche a lavoro, vabbè. Mamma mia, un disastro. E vi faccio vedere un'altra cosa. Ci sono praticamente tutte le scarpe che ho deciso di portarmi. Queste perché comunque è prevista neve e niente, quindi cioè che mi piacciono o no, queste scarpe che pesano 6 kg me le devo portare. Questo qui sono i sacchetti dove li dovrò mettere, tanto dopo porto su, cioè mi faccio prendere da mio papà le valigie. Queste scarpe qua le porto perché tanto ormai le ho, insomma, le ho già fatte mie, le ho messe. Ma dove è il coso? Ah, eccolo qua. Sì, perché io di solito metto sto coso qui che serve praticamente per rialzare un po', dato che comunque non è che siano, cioè non sono piattissime, ma non sono neanche col tacchetto più in al cioè alzato. Poi queste qua che mi piacciono perché sono appunto un filo rialzate e non mi fanno venire mal di piedi. Queste le porto per simbolo perché, vabbè, in realtà queste le ho da un sacco di tempo. Sono delle Simil che avevo preso, se non mi sbaglio, la Benetton, sono Simil Clarks. Poi questi stivaletti lunghi perché ho detto si sa mai che se, voglio dire, durante la quarantena dove cavolo andiamo? Comunque sono questi stivali lunghissimi di Stradivarius e poi questi stivaletti che mia mamma mi ha rigorosamente pulito. Infatti sono lucidissimi, so che non si vede un cavolo dal video. E poi queste che sono già impacchettate sono le Nike basiche, quelli che utilizzo per andare a correre. Oddio. Ci sono, non vi ho mai fatto vedere i miei armadi e forse è meglio che io non ve li faccia vedere perché in realtà adesso sono semi vuoti, cioè, allora so che potrebbe non sembrare vuoto, potrebbe sembrare disordinato, però credetemi che, cioè, gran parte della roba per adesso la lascio perché è inutile che io, insomma, la porti, anche perché voglio dire, tanto, cioè,
Cioè, è inverno, alla fine mi metto più o meno sempre le stesse cose, quindi ho deciso di portarmi un po' le cose che mi piacciono e le mie robe un po', diciamo, tra virgolette, preferite. Allora, qua c'è quasi tutto, più o meno. E vi dico quasi perché alcune cose sono da lavare, tipo i pigiami, un altro maglione, quello lì verde che è anche Marco, della Polo, quello lì verde, verde fosforescente, che ce l'abbiamo uguale a Marco. Questo maglioncino qui è un maglioncino crop, come anche questo. Questo qua è uno dei miei maglioncini preferiti, che è navy blu. Maglioncino a dolce vita di lana che tiene bello caldo. Questo è un altro maglioncino nero di H&M, ma tipo vecchissimo. Questo qui è un maglione, quello lì con Mickey Mouse. Questo me l'ha regalato mia zia, è sempre con il cappuccio. Anche questo, guarda, una felpa col cappuccio. E questo era per cambiare un po', perché era un po' più carino, insomma, però in realtà ho solamente questi maglioni qui, insomma. Poi qua ho svariate, me ne sono portate quattro, cioè che veramente ho fin troppe magliette, quattro magliette a maniche corte e il resto, insomma, tutta questa pila qui sono magliette a maniche lunghe o comunque tre quarti. Qui sono le tute, perché io in realtà tute o pantacollant, insomma, quello che è, perché io in realtà sono una molto da tuta. Anche se magari potrebbe non sembrare, però de devo dire che negli anni mi sono tutizzata di brutto. Queste robe qui sono le robe un po' per la casa, vedete? Queste qui sono delle magliette che io tendenzialmente utilizzo solamente in casa. Queste sono due/tre magliettine, queste sono a maniche corte. Scusatemi, non so neanche cosa sto filmando. Queste sono a maniche corte, queste a maniche lunghe, ma sono di quel tessutino che si asciuga subito perché servono per allenarsi. A proposito di allenamento, devo portarmi il tappetino. Qua ci sono canottiere a go-go, perché in realtà io le canotte, che sia estate, inverno, cioè che poi sono canottiere, non è che siano proprio canotte. Questo è un pantalone molto easy per la casa. Qua dentro ci sono tipo tutti i miei reggiseni. Qua mi sono portata due costumi e due cuffiette. Poi queste qui sono le calze che io utilizzo in generale a lavoro. Questo qua mi serve per allenarmi. Qua ci sono pacconi fatti così di calze, collant anche proprio in generale per uscire, che non è che per forza devono essere da 140 denari, e calze e mutande, che sono qua, da quale sono là in fondo. Vabbè, là in fondo. Bene, questo. Poi seconda fila, qua ho dovuto scegliere perché. Aspettate, ma non si vede una mazza. Ok, ho appena capito perché non si vede una mazza. Praticamente avevo questa luce qua intelligente impostata ancora, come si dice, ancora in modalità notte. Per quello dicevo, ma com'è possibile che sia così buio? Vabbè, comunque sia, questi sono due cappellini. Questo è un basco fatto così, molto easy. E questo qui è uno dei miei cappellini preferiti in assoluto, che ho rischiato di brutto di perdere 200 volte. Qua c'è qualcosa di elegante, ma cioè, ho messo questo pantagonna qui, che è un passepartout proprio per tutto, che lo conoscete. Chi mi segue da anni sa che io utilizzo questo pantagonna triangolare da una vita. Qua c'è un vestitino tartan, vestitino di lana, vestitino, vestito. E questa qui invece è una saloppetta nera, un po' elegantina. Due pile in cui si deve aggiungere l'altro mio maglione, quello lì verde. E poi qua i jeans. Allora, io ho una marea di jeans, contando che metà dei jeans non mi stanno più, ho dovuto fare come si dice, una scelta, ecco. Quindi questi qua, uno, due scuri, e questi qui chiari. In realtà poi nella seconda ondata di trasferimento porterò altra roba. Questi qui invece sono dei pantaloni eleganti neri, di cui voi non vedrete una mazza, però fidatevi. Pantaloni morbidi, diciamo così. Questi qua sono di velluto rosa, questi almeno questi si vedono. E diciamo che la parte vestiti è questa qui. Non ci sono ancora i pigiami, cioè questo qui è il mio pigiama che per esempio metto adesso, ma penso che lo lascerò qua perché mi porto i miei due di pile. Poi qua ho messo in questo zaino, che tanto, cioè, se non lo porto adesso comunque lo porterò la prossima volta, quindi ci ho riempito un po', cioè ho riempito lo zaino di blocco di documenti, libri, qua il mio libro di farmacologia è immancabile, tutti i miei appunti,
non so che cavolo ho messo, vabbè. Comunque sia, questi sono appunti a checklist delle procedure. Niente, la parte di infermieristica in pediatria e dietro, non so cosa non si vede, c'è cioè pediatria. Qua dentro invece ci sono una marea di documenti, cioè una marea. Ho anche fatto una cernita sui documenti. Questo qui era un manualone gigante per la preparazione dell'esame di Stato. Poi qua ci sono altri appunti in realtà che, vabbè, questo è... Non so neanche se portarli questo, però questo lo porto perché in realtà cioè per ripassare magari eccetera mi servirà. Poi questo qui è un libricino dove cioè, mi serviva appunto sempre per l'esame di Stato, avevo messo un po' di informazioni così random. Mi porto anche questo blocco di cartelline perché mi serve sempre. E niente, poi domani mi servirà anche il certificato, questo lo devo ristampare. Questi qui sono libri che in realtà devo restituire, cioè questo di Marco e sicuramente non lo porto domani perché non so neanche, cioè se c'è posto lo metto. Invece questo era un altro manuale che avevo utilizzato per la preparazione dell'esame di Stato che ancora devo restituire e anche questo qui, il DSM quarto che devo restituire, ma poi farò tutto a tempo debito. Il delirio. Allora, qua sto facendo asciugare i pennelli che mi porterò e mi porto solo questi dentro questa custodietta qua. Di avocado, insomma, e qua dentro ci metto tipo, vabbè, per adesso lo so che fa un po' ridere io che parlo di ecologia e poi utilizzo le salviette struccanti, quelli della Licia, ma purtroppo non mi ricordo se le avevo prese io, le aveva prese mia mamma e ho detto, senti, vado un attimo avanti con queste perché almeno le finisco e poi mi prendo il mio detergente struccante perché in realtà io lo condivido con mia mamma e quindi per adesso glielo lascio qua. Poi qua ci sono altre salviette belle, sporche, bene, che posso stare da pulire. Creme a gogo a non finire. Questo sarà contento Marco di avere queste due creme qua a casa perché lui si trova molto bene. Ecco, questo qui è l'Eucasol, come si dice, l'acqua termale di Aven. Poi qua devo mettere in realtà anche queste robe qui, burro cacao a non finire. Questo me lo metto dentro la borsa e... Questa in realtà è la mia borsa per adesso, che è appunto sta borsa della Pomikaki, anche se in realtà la prossima volta, insomma, ho deciso che mi porto questo. E qua dentro ci sono anche altre borse già che devo portare, è inutile che porto 200 cose. Qua lo so che sembra incasinato, ma vi giuro che c'è un ordine e vi giuro che c'è anche meno roba del solito. Però vabbè, che dobbiamo fare? Qua c'è un casino, veramente ragazzi, c'è un disastro. Poi volevo portarmi via anche questo qui, che è il diffusore. Questa qui è la borsa della mia luce, della mia ring light. E in realtà io questa ho deciso che stasera la smonto, la metto dentro lì la sua borsa e se riesco a portarlo bene. Non so se porterò questa videocamera qua però perché c'è un delirio. È troppo un delirio, non lo so, ma non penso in realtà. E anche questa la lascio momentaneamente, volevo farmi un po' di Polaroid per Capodanno con Marco, ma la lascerò perché, cioè, vi giuro, guardate, mamma mia, sono disagiata, cioè sono veramente disagiata. Anche questi pantaloni qua che sono dei leggings di Ocean's Apart, me li devo portare via. Questo lo lascio, questo maglione, questa maglietta sotto anche. Poi volevo portarmi anche questo, e questo sicuro perché tecnicamente tra domani e dopodomani dovrebbe nevicare, quindi insomma il drone sicuramente io me lo porterò in giro. Queste robe le so, non so bene che cosa ci devo fare. Questo anche me lo porterò alla seconda andata, è stato un altro regalo di Marco oltre a questo, che è bellissimo, tanto ho tutto il tempo per farlo. In realtà boh, forse questo lo porto già però dai, è piccolo, cioè pesa un po' però è piccolino. Lo metto dentro lo zaino. Oddio, che disagio. E ovviamente, ragazzuoli, io mi aiuto sempre con questo. Infatti questo penso che me lo porterò, me lo porterò, viva l'Italia, me lo porterò dietro. E, cioè magari non tutto il foglio, però almeno uno insomma per vedere, o uno o due, ecco. Perché vorrei mettervelo online, da mo' che mi sa che ve l'avevo detto, non mi ricordo se ve l'avevo accennato in qualche storia, eccetera. Perché secondo me è anche proprio come design, è molto carino ed è completo e preciso, insomma, per...
anche per viaggiare, ecco, per viaggiare, vabbè, è relativo perché con questo Covid dove andiamo? Oddio, non capisco se questo sia un pezzo di polvere o cosa. Ragazzi, mamma mia, sono stanchissima, vi giuro, già cioè, mi sono un attimo seduta, ho risposto un po' di messaggi, mi sono collegata ad Instagram, eccetera, ma è da stamattina che tribolo praticamente. E niente, ah, ecco, cosa mi manca? Gli smalti. Volevo portarmi la scatolina del, insomma, del kit del semipermanente, aspettate. Questo qui è il kit di Mea Nail che mi ero praticamente fatta come autoregalo per Natale e devo dire che mi trovo benissimo. Quindi in realtà per, non so, adesso penso una settimana più o meno, mi ero messa lo smalto e poi alla fine l'ho voluto levare e mettere lo smalto normale, insomma, anche perché comunque devo anche tagliare queste maledette unghiacce che sono bruttissime. Qua sotto c'è tutto il kit, adesso non sto qua a farvi vedere, però già che ci sono schiaffo dentro, a parte questa che mi serve, e schiaffo dentro altri smaltini, quelli lì normali, così almeno metto tutto qua dentro. Ora vediamo che cosa portare. Sicuramente porto questo, che è questo qui, è un kit con il top coat della Rimmel, che praticamente è un rinforzante, quindi questo sicuro. Poi questo no, ma io non ho più smalti trasparenti, com'è possibile questa cosa? Vabbè, niente, guardate qua. Qua c'è un pannolino che mi aveva regalato una mia amica che aveva fatto il tirocinio in terapia intensiva neonatale. Cioè, questo è un pannolino, vi giuro, sembra tipo un assorbente mignon. Ed è un pannolino dei bimbi prematuri. Vabbè, io lo tengo qua in realtà per ricordo, così. Tanto non diciamo che questa parte qui non la apro quasi mai, ecco. Cioè, le robe che mi servono di solito le tengo qua davanti. Allora, boh. Vabbè, mi porto questo magari. Questo e questo qui bianco che mi piace. No, questo no, perché ce l'ho uguale spiaccicato, però da catalizzare. Anche se però, vabbè, potrei comunque portarlo questo, che comunque è anche uno dei miei prefer in assoluto. Questi sono altri Bordeaux, ma direi basta. Questi sono altri smalti, sempre di Brochet che mi inviavano, cioè, un'ondata di smalti veramente. Ah, e forse, forse, già che ci sono, mi porto questo smalto qua di Essie, nero, e questo smalto qui, sempre di Essie, che è questo verde petrolio, diciamo così, che mi piace tantissimo. E niente, cioè in realtà lo metto più sui piedi, però anche sulle mani ogni tanto mi capita e mi piace veramente da morire questo smalto. Fatto la Eli, niente, mi prendo tutta questa roba. Oddio ragazzi, che fatica. Veramente, veramente sto facendo una fatica enorme. Secondo me non mi stanno neanche questi smalti, cioè molto bene. No, sì, ci stanno, ci stanno, ci stanno, perfetto. Ok, basta. Oddio, raga, voglio morire. Praticamente qua ho messo tutti i vestiti che c'erano qui. Questa è una camicia di Marco che si è persa, che aveva lasciato qua, era quella che ho usato per la mia laurea. Mi mancano ancora tutte queste robe e là dentro però inizio a mettere un po' di tutti questi oggetti qui, in quella piccolina, perché queste qui sono in coppia. Volevo schiaffare anche questo dentro, ma mi sa che non ci sta. Ok, ci sono. Valigia 1, valigia 2. Mi manca la terza perché mio papà ha sbagliato a portarmela. Mi devo mettere dentro anche queste altre due robine, e questo mi manca da mettere in valigia, cioè in valigia, sistemare, insomma, poi basta. Raga, se guardate qua, prima c'era la ring light, niente, l'ho praticamente ridotta. Qua ho messo il treppiedi e qui c'è la mia ring light perché ha la sua custodia. Me la porto perché appunto almeno me la schiaffo in camera, così almeno quando ne ho bisogno la utilizzo.
niente, queste sono anche le mie ciabattine che mi sono fatto regalare per la laurea, sono le Birkenstock. In realtà si possono utilizzare anche per uscire, io le utilizzo un po' a metà e metà, poi le disinfetto in realtà, però vabbè, penso che le utilizzerò principalmente per casa. Qua ho messo alcune cose che devo portarmi il 4 e queste sono le cose che invece mi serve insomma portare entro domani. Ragazzi, buonasera, eccomi qua tornata, mamma mia, ho una faccia sfattissima, vorrei tantissimo andare a farmi una doccia, infatti adesso penso che andrò perché sono veramente, cioè, esaurita. Mi mancano ancora un po' di cose, tipo l'asciugacapelli. Qua mi sono segnata un po' di robe. Bene, mi sono segnata tutte le cose che ho messo e le robe che mi mancano, così almeno non ho niente. Anche qua ho tipo alcune cose che ovviamente lì nel packing list non ci sono. E nulla. Quest'altra lista, basta. Oggi ho dato, cioè non ho neanche la forza di farmi la doccia, ragazzi. Penso che poi me la farò di per bene domani, insomma. Tra l'altro mi devo anche segnare quando mi scade il passaporto filippino, perché è una rottura di balle farlo. E lo faccio più che altro per i miei, perché qualsiasi cosa succeda, insomma, almeno per le varie proprietà che abbiamo là, almeno posso mettere mano. Appunto, aprile 2021, molto bene. Sbattimentos, vabbè. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Niente, scusatemi, questo qui è un video che appunto uscirà lunedì per forza, perché prima, cioè, non ho niente di pronto e devo assolutamente ancora registrare un Q&A a tema infermieristico, e giuro che lo faccio entro questa settimana, poi ve lo carico e poi piano piano carico anche, cioè registro prima ovviamente, secondo anno, terzo anno e test ingresso di infermieristica, perché so che appunto sono i video che comunque vi interessano maggiormente, quindi diciamo che come obiettivi del 2021 mi impegno insomma a fare questi contenuti perché so che comunque vi piacciono, ecco. Però schiaffatevi un weekly vlog per forza, una tantum nelle mie due pubblicazioni a settimana, perché i vlog comunque sono quei video che per me sono molto più semplici da registrare, poi mi piace, cioè, avere un ricordo insomma delle mie giornate, quindi tante volte quando vado a rivedere i miei vecchi vlog non mi ricordo neanche, cioè dice, a volte mi dico, cavolo, ma io quando ho fatto sta roba? Perché non, cioè, ovviamente non è che possiamo ricordarci tutto. Niente, cheers. Ragazzi, il mio motorino, cioè,